Migliorano i dati sulle ospedalizzazioni da Covid nella nostra regione. Negli ultimi giorni c'è stato un deciso calo di ricoveri, una diminuzione legata soprattutto all'andamento e ribasso dei contagi che fa intravedere l'uscita dalla quarta ondata. Nel Teramano, nonostante il calo dei contagi, rimane stabile però il numero dei pazienti nei reparti Covid degli ospedali. Abbiamo circa 140 persone ricoverate in tutte le strutture. La situazione, se da un lato vediamo un po' di ottimismo per quanto concerne i contagi, come dicevate voi, per quanto attiene la pressione ospedaliera, comincia, ancora è importante, perché adesso non è più coloro che ricoverano per contagio, oltre a quelli per Covid, abbiamo anche quelli con Covid. Perché tanti sono quelli che si recano in ospedale per altre patologie con il Covid e quindi è una situazione abbastanza complessa anche da gestire, tenuto conto che diversi gli operatori sono ancora contagiati e che tutta l'organizzazione che abbiamo dovuto mettere in campo per il Covid ha un po' compromesso anche un po' l'attività ordinaria, soprattutto per quanto attiene le sale operatorie. La mortalità non scende, noi adesso sono tre le persone ricoverate in terapia intensiva. Però ecco, il dato che ancora tanti, qualcuno ancora, dei decessi ancora si verifica e questo non è una cosa bella appunto però ecco, la speranza è che si va verso una situazione di tranquillità, una situazione che ci consente di vedere con ottimismo il futuro. Oggi 11 febbraio si celebra la giornata mondiale del malato e il vescovo Leuzzi ha organizzato in questi giorni degli incontri con il personale degli ospedali teramani e a conclusione delle visite si è svolto all'ospedale Mazzini un convegno sul tema della misericordia. Ma io sono molto contento perché ho visto che gli operatori sociosanitari aspettavano questo incontro, ma non soltanto con me, ma anche come momento di riflessione in occasione della giornata mondiale del malato. Siamo alla 30ª edizione, possiamo dire così, e soprattutto il messaggio del Papa davvero è molto significativo perché offre prospettive non soltanto di crescita personale, certo pensare il Papa chiama buoni samaritani e soprattutto di vivere l'esperienza della misericordia. Spero che questa giornata mondiale del malato nei nostri ospedali, nelle nostre strutture, questa sera celebrerò la Santa Messa al Santuario della Madonna delle Grazie, che come tradizione sia davvero anche un'occasione per crescere insieme e sapere che quando saremo malati, penso a me, non saremo soli perché c'è una classe di operatori sociosanitari a cui va la nostra gratitudine per ciò che hanno realizzato, il servizio che hanno vissuto in questo tempo di emergenza sanitaria, la nostra gratitudine va a sapere che c'è una realtà, una comunità che si prenderà cura di ciascuno di noi.